È stata una vera e propria festa, con applausi continui, la presentazione a Caraglio del Parco Acquaviva, uno dei tre progetti faro finanziati da Fondazione CRC. È il bando più grande del nostro mandato, complessivamente abbiamo investito 6 milioni di euro, sono tre i progetti faro su 39 presentati. Il progetto di Caraglio è stato scelto da Fondazione CRC per la plurisettorialità degli interventi che offre. Perché c'è chi apprezza la parte ludica, la possibilità di poter avere un luogo in cui ci si incontra e si può realmente fare il bagno, dove c'è una profondità fino a 3 metri. La parte relativa alla protezione civile, negli incendi boschivi. Una parte di questo lago sarà resa disponibile per gli elicotteri. Il recupero dell'ex polveriera militare, in cui sono previste la realizzazione di due bacini irrigui, un bacino vero e proprio irriguo di accumulo per i periodi siccitosi e la realizzazione di un biolago, un lago balneabile con depurazione naturale a scopi turistici ricettivi. Collegati ad essi ci sarà la ristrutturazione di due palazzine, la palazzina comando che diventerà un ostello con 16 posti letto, la realizzazione di un parco avventura, un campeggio e tanti percorsi escursionistici veramente straordinari. Progetto importante, qual è stato il ruolo della Fondazione CRC? Il ruolo della Fondazione è stato determinante perché grazie al contributo di 2 milioni di euro noi riusciremo a realizzare questa iniziativa con la compartecipazione del Comune e dell'Unione Montana per 640 mila euro. Il fatto che si faccia un grande progetto che coniuga la tutela da una parte e la produttività dall'altra per noi è un segno di grande speranza.